Partita. Buongiorno e buon giovedì. Oggi avevamo intenzione di condividere con voi delle valutazioni, le famose domande, illazioni solite. Capita da ormai 2022, quando ho cominciato a mettere in conoscenza tutti della mia scelta di status giuridico, che nella non conoscenza ci sia l'attacco di quelle classiche frasi, soliti paradossi. E chi le paga le tasse? E se facciamo tutti come te? E allora la vuoi fare tu il mondo? E allora sei un anarchico? E via, 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 così andando. Io stamattina volevo cominciare con il comprendere che tassa o tassazione è quell'imposta, quindi quella imposizione che qualcun altro fa, mette su di te. In virtù di cosa? No, perché come più volte ho specificato e dimostrato, la Costituzione, e cioè la legge è uguale per tutti, non parla di tassazioni. Bisogna andare per gradi, perché ho notato che stranamente nell'ultimo periodo, all'incirca un mese e mezzo, anche le TV, i giornali e le radio parlano di una larga proposta dalla parte governativa di meno tasse. Sì, avete capito bene. Non mettiamo in questione il concetto di tasse. Sarebbe troppo, perché vorrebbe dire dar la vinta a quella nessuno, a quella che nessuno l'ascolta, che dice solo stupidaggini, che non ha ragione di parlare perché non ne sa niente. E poi, a che titolo parla? Quindi, visto che qualcosa è entrato nel parlare della popolazione, visto che un sussulto c'è in merito a questo argomento, visto che qualche piccolo dubbio è arrivato in virtù di questo termine. E allora diamo il contentino. Ancora una volta, specchietto per le allodole. Distrazione di massa. Parliamo, 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 della riduzione delle tasse. Così tutti saranno più felici. E poi non ci sarà l'evasione, e poi non ci saranno gli evasori, e poi soprattutto tutti le pagheranno. Sì, il solito brodo praticamente, no? Lo conosciamo. Mentre invece si perde il focus, la base, qual è l'articolo di legge che parla di tasse? E poi da lì cominciamo a disquisirne. Ad ogni modo, per chi tende ad additarci come coloro i quali non vogliono pagare le tasse, aperta parentesi, noi non raccontiamo nessuna storia rispetto a James Bond, soldi già pagati, no perché a noi ci hanno già pagato, no perché noi ci sono i soldi e perché noi abbiamo già tutto pagato. No, no, chiusa parentesi, ok? Quella parrocchia non ci appartiene. In virtù della legge noi diciamo, le tasse cosa sono? Chi le impone in virtù di cosa? In base ai contributi vediamo come applicarli. Apro un'altra parentesi. Chi vive nella malizia perché non è sicuro di se stesso e del suo giusto essere in società,
Non è un problema mio. Chiusa parentesi. Ma comunque siamo in questa realtà attuale dove il codice della strada sembrerebbe legge, dove il codice civile e penale sembrerebbe legge, dove un sistema monocratico di udienza sembrerebbe legge, dove l'attività governativa diventa l'attività decisiva e decisionale di un territorio e quindi quella che è la percentuale IVA e quindi una tassa per convivenza di territorio la paghiamo anche noi. E come se la paghiamo? E non è che, come ho già detto, arrivo alla pompa di benzina e dico: ah, ma io non pago le tasse e quindi mi levi, mi scorpori e mi togli. Oppure vado al supermercato e mi levi, mi togli perché io e sono. Chiaro? Ok. Ho qui quattro scontrini. Così, ragioniamo, ragioniamo, ragioniamo insieme, ragioniamo. McDonald's, caro il mio McDonald's, che è Meta della maggior parte degli inetti. Documento commerciale di vendita e prestazione, transazione cassa, prodotti, IVA, 10%, 10%, 10%, 10%. Perché? Perché cibo, il pollo, il panino, il wap, perché 10% di IVA al McDonald's? Vado poi all'autogrill e un'altra pietanza, 22% di IVA. Perché? Nello stesso autogrill, nello scontrino, io ho il biglietto della Gratta e Vinci, IVA esente. Perché? Cioè, chi è esente da quest'IVA? Biglietto Gratta e Vinci, come biglietto della lotteria, come abbiamo già visto, non si paga col banco, ma si paga soltanto in contanti, ed è in virtù di questo che ho specificato che i contanti non verranno mai tolti, ma era soltanto per fa rientrare tutti in quel famoso calderone di consenso al meno contante, no, no contante, meno contante. Ah, il governo! È il governo che esentasse! Ah, ok. E poi vado in una libreria. Documento commerciale di vendita e prestazione, IVA. No, non c'è. Non c'è. Non c'è. La penna c'è. Il quaderno c'è. Libri non c'è. Perché? Chi case editrici? Perché? Perché siete esenti IVA voi? Chi lo sa? E poi vado in un supermercato, un altro store, un'altra realtà delle grandi distribuzioni. 10% di IVA risotto da fare, me lo faccio a casa, 10% di IVA. E mozzarella, 4% di IVA. Ma la mozzarella che era dentro al panino nell'autogrill, perché aveva un'IVA diversa? E, Freselle 4%, yogurt 10%, acqua 22%, acqua
Ma l'acqua non è un bene primario. Cioè, ma l'acqua non è di tutti. Cioè, l'acqua non è un diritto. Cioè, vabbè, io pago la bottiglia. È il grandissimo tappo, perché chi ha pensato a quel tappo soltanto un bando governativo poteva confermare una grande carità come quella. No, non poteva essere altrimenti che una conferma di attività governativa. 22%! Mi raccomando, veniteci a dire che noi le tasse non le paghiamo. Per il momento è tutto, ma oggi sarà tutto un filone su queste risposte alle illazioni, alle accuse, le FAQ. Le chiamate le FAQ? Le chiamano le FAQ? È alle FAQ. Ma vaffa. A più tardi, alla prossima!